Per arrivare ad uno schema di rendiconto ci è voluto un commissario prefettizio e ora che lo schema c'è, il bilancio del comune di Chieti potrebbe essere vicino al traguardo. Va dunque letta come un atto assolutamente dovuto la scadenza di 20 giorni comunicata dal prefetto Armando Forgione all'amministrazione Ferrara. Il sindaco ne è convinto. Qualcuno lo definisce diffida, qualcun altro lo definisce ultimatum. Qualcun altro lo definisce atto dovuto, cioè quello recentemente firmato dal prefetto Forgione. Secondo lei quale delle tre? Atto dovuto, assolutamente atto dovuto. Il prefetto Forgione non ha fatto altro che adempiere ai suoi doveri istituzionali e amministrativi. Immagini lei se non l'avesse fatto e quante critiche l'eccellenza Forgione si sarebbe tirato dietro. Probabilmente gli avrebbero detto che è un prefetto amico di questa amministrazione, quindi sono stati atti dovuti sia il commissariamento ad acta per il rendiconto che questa diffida che noi sapevamo che sarebbe arrivata, ma che non ci preoccupa minimamente in quanto i tempi sono ed erano e sono già contingentati. Riteniamo che appena dopo Ferragosto riusciremo a portarlo in consiglio comunale anche in anticipo rispetto ai tempi dettati dalla diffida stessa. Fare un bilancio preventivo di una città capoluogo, seppur piccola come Chieti, ma comunque sempre importante, non è mai stato facile. E non torno ai debiti che abbiamo trovato appena arrivati, perché poi riscatenerebbe una polemica assolutamente inutile in questo momento. Le dico solo che dopo almeno un decennio, ma forse anche di più, la cassa, quindi il saldo di cassa del nostro comune è positivo. È la prima volta, minimo in 10, ma forse anche 15 anni. Quindi il saldo di cassa nella banca, Intesa San Paolo, intestata al Comune di Chieti, è positivo di 1 milione di euro e passa. Quindi immagini lei che progressi abbiamo fatto di fronte ad una situazione, oserei dire più che disastrosa, che abbiamo trovato. E non accetto critiche da una minoranza che l'anno scorso non ha votato neanche il rendiconto che avrebbe dovuto fare l'amministrazione precedente. Non hanno votato il loro rendiconto e oggi compaiono sui giornali con dei distinguo assolutamente risibili.